Io ho sempre criticato e continuo a criticare il reddito di cittadinanza nel senso che esso possa produrre del lavoro, perché mi pare che non lo produca. Però c'è una forma di reddito di cittadinanza in quasi tutta Europa e non produce i fenomeni di cui stiamo parlando. Perché il reddito di cittadinanza ha delle regole, se tu rifiuti delle offerte di lavoro, due, ti decade. Dopodiché io penso che non serva paternalismo, cioè serva da parte Però il della controllo non politica. ha funzionato, glielo posso assicurare. L'altro giorno il Cimmino, l'amministratore di Amamai, mi ha detto: io li ho chiamati io personalmente quelli che ho incontrato nelle vostre trasmissioni. Ti dico che non vogliono venire a lavorare. E non è che nessuno può li togliere il reddito di cittadinanza perché hanno fatto qualche Eh no, diniego. scusa, 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 se tu fai un'offerta di lavoro personale non c'entra niente col percorso di reddito di cittadinanza. C'è un sistema Ah, in devi Italia che passare al serve per offrire sistema. lavoro, devi passare comunque da chi ti deve offrire lavoro. Ma comunque, detto questo, io non penso che in Italia il lavoro si produrrà con il reddito di cittadinanza. Penso che il reddito di cittadinanza debba servire non in alternativa al lavoro e le cose che avete raccontato sono sicuramente tutte vere, a partire da chi prima diceva. Come fu fatto ai tempi del governo Renzi, ovviamente ricordi bene, la detassazione per un anno, per 2 anni, per 3 anni delle nuove assunzioni, quello sì servirebbe Può al essere la sistema. Ovviamente, soluzione. parliamo di una soluzione che ha un costo per il paese e non dobbiamo far finta di non sapere che quando noi oggi imponiamo un altro costo al paese, non so quanto costi, onestamente. Insomma, mettiamo Allora, 10 miliardi, mettiamo altri 10 miliardi a debito per quelli che stiamo assumendo, cioè per i giovani, per i figli del futuro. voglio sentire Comunque. Licia Ronzulli.